Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo della rivista Cancelletto 1, farò la recensione di un film del 1971, Il braccio violento della legge. Popeye, un poliziotto della squadra narcotici, ha la soffiata giusta per scoprire che si cela dietro una grossa partita di eroina e decide di lavorare sul caso insieme al collega Lo Russo. Il mio voto a questo film è 10, ho detto questo voto perché il film mi è piaciuto. Mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione, la sceneggiatura. È di genere giallo, la durata è 1 ora e 44 minuti. Il regista è William Friedkin, la regia è buona, bravo regista. La data di uscita in Italia è il 3 marzo 1972. L'attore è Gene Hackman, bravo attore, nel film anche Roy Scheider, Sonny Grosso, Fernando Rey, Eddie Egan, Bill Hickman, Tony Lo Bianco, Marcel Bolzuffi, Arlene Farber, Anne Rebbott, Harold Gary, Frederick De Pasquale, André Ernott, Patrick McDermott, Benny Marino, Alan Wicks, Alfan, Randy Jurgensen, Santos Morales, Doris McCarthy, Willie Switches, Valerie Holiday, Sheila Ferguson, Fayette Pinkey, Richard Branda. Saluto tutti i miei fan, Mami Santa 92, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.